risultati non ci confortavano con la squadra che abbiamo. Mi sento di ringraziare Marrico Berti per il lavoro che ha svolto fino ad oggi. Allora voglio fare una piccola premessa. Non tutte le colpe sono di Berti. Purtroppo bisogna fare nella vita pure autocritica. La colpa di Berti come a livello tecnico e tutto quanto, c'è lui che segue la squadra. Però le colpe ce l'ha anche la società nel momento in cui ha accettato di venire a giocare a Palombara. Purtroppo, il sottoscritto ha un'idea del calcio che è totalmente diversa per questi posti, per questa cittadina. Più andiamo avanti più mi rendo conto che qui non si può fare niente. Qui qualsiasi persona che ha delle idee buone, delle idee da portare avanti per poter far crescere il nostro territorio viene boicottato sempre da qualcuno, ma non da tutti, dai soliti ignoti, da un personaggio in particolare qui a Palombara che si crede che è il padre eterno, il proprietario dello sport. Noi l'anno scorso, è l'unico che mi dilungo su questa cosa, sapevate benissimo che stavamo facendo una bellissima cosa con l'altra società, purtroppo per sempre per il solito personaggio che a mio avviso è la rovina del calcio di Palombara e dello sport in generale. Non siamo riusciti a poter arrivare a quello che volevamo, a fare una cosa comune e far sì che venisse rilanciato il campo sportivo, che è un'indecenza per un paese avere un campo sportivo in queste condizioni. È stata un'indecenza pure da parte mia accettare il fatto di far allenare la squadra a metà campo e soltanto un giorno a settimana, soltanto per lo scopo di giocare a Palombara, di poter far sì in piccola parte di poter portare avanti il nome Palombara. Un po' parliamo di questo, era un preambolo che era giusto che io lo facessi. Senza fare metà campo, tutta una serie di cose, sentirsi ospiti dal primo giorno che siamo qui soltanto ed esclusivamente per una persona che si dividerà al campo a marzo perché ci sono le elezioni. Ha fatto tutto, non ha fatto fare l'accordo perché ci sono le elezioni a maggio, perché lui si credeva di essere candidato a sindaco. Questo per i palombaresi che sono brava gente, per deleterio accettare sempre da un personaggio squallido che comunque sia mette sempre la stessa, una persona che gli racconta sempre quello che succede al campo, all'interno del campo. La cosa più infame che ho fatto è mandare via 55 ragazzini e mandarli a Guidonia perché Sua Maestà non ha voluto creare un'ulteriore società, e di questo è una cosa che purtroppo mi penterò per sempre della vita. Io ho buttato una marea, e mi dispiace per Luca, perché Luca come me ci ha buttato una marea di soldi. Guarda caso oggi è abbandonato, oggi che c'è da cacciare i soldi, Sua Eccellenza si è dileguato. Il personaggio ci andrà solo a maggio. A marzo, prego, perché si vota ad aprile, sperando in Dio di prendere qualche voto. Purtroppo noi il calcio, io personalmente lo intendo come sociale, lo intendo per un bene a Palombara, lo intendo che a Palombara poteva essere... Creare la polisportiva significava creare un indotto pur piccolo per poter rilanciare la nostra comunità che ha un bisogno disperato di essere rilanciata. Palombara è morta. Palombara è morta. Noi abbiamo una squadra di C1 di calcetto che gioca a fiano romano. Abbiamo un polo di pallavolo che è qualcosa che ci invidiano. Abbiamo una squadra in eccellenza e per un soggetto che ha sobbillato di tutto e di più. Non siamo riusciti a fare quello che noi volevamo per i beni dei palombaresi? Per i 55 ragazzini che i genitori devono accompagnare a Guidonia? Ma stiamo scherzando? E sto signore si fa rivedere a maggio giù? Questo per dirvi che il sottoscritto ha accettato di far parte col diavolo per giocare a Palombara, dolce fredde, giusto mister? Mezzo campo, adesso stiamo vedendo di ritornare a casa, ritorniamo alle origini, ritorniamo sul campo di Pozzolana, ritorniamo a Cretone Castel Chiodato, dove è la nostra sede, dove possiamo usufruire. Momentaneamente ci dobbiamo sistemare, ma sicuramente staremo molto meglio perché quella è casa nostra. Non ci sentiamo più ospiti di personaggi che stanno, di personaggi che praticamente ci si sono rubati i palloni, ma di tutto e di più, di tutto e di più, di tutto e di più. Cioè quando siamo lì, secondo io sono un superstizioso nato. Superstizioso nato, secondo me portano pure iella alcuni personaggi che stanno là dentro.
cioè io non posso andare in giro come con i corni dentro, perché quelli portano riella, non se lo fa più. Io me ne voglio ritornare a casa, voglio fare un calcio sano, un calcio perfetto, poi va Lombara ad aprire, vediamo chi vince, e sicuramente se va come penso io, si farà quello che penso io, questo ve lo posso assicurare, pur di far patto col diavolo, non me ne frega niente. La Lombara ha necessità di fare la polisportiva. Sti signori che fino ad oggi si sono riempiti la bocca con lo sport a Palombara, se ne devono andare, sono la rovina dello sport di Palombara. Premetto, non Luca Montagnani, ci tengo a precisare, non Luca Montagnani che ci ha buttato una marea di soldi. Ieri ho saputo certe cose dei kit, qualcosa di allucinante, lo stanno ancora mettendo in mezzo quel Polo Cristiano. Lui si è tirato indietro, Mister X, ha mandato avanti i suoi gregari. Non se lo fa, questo non è calcio, non è la mia società, da quando noi siamo partiti dalla terza categoria, oggi siamo in eccellenza, forse siamo una delle poche nel Lazio che ha raggiunto in 5 anni questi obiettivi, ne andiamo fieri. Volevamo fare una cosa fatta bene più a Palombara, non ci siamo riusciti, pertanto mi riallaccio al discorso di Berti, in qualche maniera la colpa è pure nostra che abbiamo accettato determinate cose. Noi avevamo il campo di Castel Chiodato, andavamo a giocare a Montecelio, era perfetto, mi dispiaceva, ho voluto fare queste cose per i palombaresi perché non potessero venire a Palombara a vedere la partita, e devo dire che ce ne vengono parecchi, e parecchi gli piace la Cretas, cominciano a tifare Cretas e tutta una serie di cose. Però purtroppo c'è sempre il solito pezzente che sta in mezzo al calcio dall'inizio alla fine, ok? Lui si crede che è lo sport a Palombara, invece è la rovina dello sport a Palombara, ok? Che purtroppo non ha fatto sì che questo connubio andasse avanti. E noi ci ritiriamo in buon ordine cercando quest'anno di sfruttare, ecco, il campo di Palombara per giocare, perché abbiamo pagato qua da parte. Ma dal prossimo anno, già vi avviso, la Cregas ritorna a casa. Io mi devo sentire a casa, non posso incazzarmi tutti i giorni con Sciacca di Bella che l'acqua non funziona. Non si può fare, non si può, non posso permettere che i miei ragazzi si facciano la doccia con l'acqua fredda, perché pure la boicottano. Abbiamo fatto un'amichevole senza acqua, sbaglio? Boicottata dal signor Cotino, boicottata. Voi contate, io faccio nome e cognome, a me non me ne può fregare di meno. Questo significa essere pezzenti. Significa essere pezzenti, significa che a Palombara chi vuole investire a Palombara se ne deve andare. Guardate quello che stanno facendo a Manetti, guardate quello che hanno fatto ad altri. Palombara, purtroppo, finché ci sono questi personaggi, non si può e non si deve fare niente. Il sottoscritto ha un'azienda, per farvi capire come ragiono, sto cercando del personale, ho detto ai miei collaboratori di trovarlo a Palombara, perché in questo momento c'è da rilanciare, Palombara è creatore logicamente, da rilanciare il tessuto economico. Io ci tengo a questo territorio, ma ci tengo veramente, gli altri non gliene può fregare di meno. Guardano il loro orticello che, ripeto, da marzo fino ad aprile andranno a speculare per qualche voto. Però penso che quest'anno si troveranno delle brutte sorprese. Ecco perché la colpa pure nostra che non abbiamo messo Marrico a lavorare nei migliori di modi, con un campo idoneo, con un campo a 360 gradi, soltanto il mercoledì, tutta una serie di cose, per poter provare i schemi, per provare tutto quello che doveva provare. Poi ci ha messo del suo e vabbè, era necessario cambiare. Ho deciso, dopo essermi consultato con i miei, di dare l'incarico a Fazzini, persona che già ha militato in queste categorie, ha avuto dei buoni risultati, persona che ha carattere, persona che non si fa mettere piedi sopra da nessuno, persona che lui è l'allenatore e l'altro sono i giocatori, ognuno deve stare al proprio ruolo. Non è possibile che qualcuno alzi la testa o meno, l'allenatore è responsabile in tutto e per tutto. Per cui la mia scelta è stata su Fazzini. Sicuramente Fazzini chiederà qualche giocatore di rinforzo e noi mister siamo pronti a darti manforte finché pronti, laddove possiamo, pur pensando che sicuramente un giocatore a centrocampo serve, ma l'altri è una squadra idonea. Questa è una squadra che l'anno scorso 8-11 ha vinto la Coppa, ha fatto sì, è vero che stavamo in promozione, altro sbaglio mio, ho smantellato tutto il centrocampo, ho mandato via giocatori che bene o male avevamo fatto un gruppo, buttato fuori il gruppo dell'anno scorso, il centrocampo, per poter puntare su
su dei fenomeni che fenomeni non erano, purtroppo. È stato sbaglio mio, me ne assumo tutte le mie responsabilità e tutto quanto. Un altro grazie, pure se non è presente, a Massimo De Santis e a Erido di Gianfelice, che ci sono sempre stati vicino e ci saranno sempre vicino. Erido doveva stare qui, che è il nuovo direttore sportivo, perché Ferramini l'abbiamo elevato di grado, una collaborazione totalmente diversa. Erido purtroppo ha dei problemi con la mamma, purtroppo non è potuta venire. Scusate dello sfogo, ma era dovuto e necessario, perché sennò sembrava che tutte le colpe erano di Marrico sicuramente ci aveva messo del suo, però noi purtroppo è giusto fare pure autocritica costruttiva. Siamo stati, diciamo, abbiamo ragionato troppo col cuore. Purtroppo nel calcio col cuore non si deve ragionare, si devono avere dei risultati e tutto quanto. Col cuore si può ragionare nel fare il sociale, ma non è questo il paese che permette di fare il sociale. Donne come Valentini, io qua conosco almeno 5 società che farebbero subito a capelli per prendersi lei come, diciamo, patron della società. Ne conosco 5 in quest'area, però i nomi me li tengo per me. Ma io li so tutti. A parte questo, secondo aspetto, si è pentito di avere fatto dunque questa scelta? Molto. Ma lei aveva in mente questa possibilità? Quando lei ha scelto di venire a Palombara, aveva messo in cantiere anche l'ipotesi che gli avrebbero fatto la guerra? No, non l'avevo messa assolutamente, perché da prima, io da maggio l'anno scorso ci sto lavorando, si era chiuso un certo tipo di discorso che era andato in porto in tutte le maniere. Il banco è saltato quando il sottoscritto ha chiesto di fare un'ulteriore società dilettantistica soltanto per il settore giovanile, che fosse scorporata dalla S di Palombara. Perché? Perché i genitori del mio settore giovanile non volevano niente avere a che fare, premetto, non con l'attuale presidente del Palombara, ma con un personaggio che ha fatto del male soltanto ed esclusivamente allo sport a Palombara. Non ne vogliono e non ne volevano far assolutamente parte. Questo personaggio ha fatto sì, perché noi avevamo fatto tutto, da A alla Z. Ci doveva stare la promozione, ci doveva stare la prima categoria, ci dovevano stare 5 squadre regionali, ci doveva stare la regionale dei Juniores e più una società, ci chiedeva il Monte Rotondo, è inutile che ce lo giriamo, ci chiedeva 4 regionali allievi giovanissimi, e Palombara diventava la perla della Sabina per quanto riguarda il calcio dell'Alta Sabina. Purtroppo questo personaggio, queste cose non gli piacciono, perché quello è un suo orticello da praticare quando si va a votare, perché purtroppo inevitabilmente entrano nella politica, inevitabilmente. A maggio qui si vota, lui spera di prendere i voti dal campo sportivo, sicuramente li prenderà, per carità, per amor di Dio, ma sono tutti dei pezzenti come che lui. Ma se a maggio perde, se a maggio lei cambia, se a maggio questo personaggio non dovesse prevalere, lei che fa? Resta a Palombara oppure ancora torna a Cretone comunque? Allora, il sottoscritto ha fatto un accordo con una lista, che se dovesse vincere la lista, il sottoscritto sarà il nuovo assessore allo sport di Palombara. Una. Due, lo farò finché farò la polisportiva, sarà fatta giustizia su tutto quanto, dopodiché mi dimetto. Però il sottoscritto, quando comincia una battaglia, la porta a termine. Non si pensassero che è finita qui, non è possibile. E il tutto non è nei confronti di Luca Montagnani, ci tengo a dirlo e a ripeterlo. Palombara ha bisogno di tutt'altro, non ha bisogno di questi cialtroni. Mi perdoni, ma se Montagnani era il presidente del... Palombara, Montagnani purtroppo ha dei problemi, ok? Ha delegato delle persone, ha delegato una persona, purtroppo, che gli ha fatto pure del male tra le altre cose. Se vince la coalizione che io appoggio, con tutto me stesso, non ho mai fatto politica io, non la farò mai in vita mia, ma questa volta sì, questa volta ci scende in campo, ma non come candidato, però ci scende in campo, perché è giusto per quella parte di Palombara che gli piace ancora fare dello sport sano, che vuole rilanciare il territorio. I burocrati, la gente che ancora pensa come nel 68, se ne deve stare a casa. Il mondo cambia ed è giusto cambiare con lui, perché se no stai fuori. Io ho sempre un esempio qui, calcio a 5 di Palombara, un bellissimo esempio. La pallavolo, un bellissimo esempio. La Grega, un bellissimo esempio. Andate a vedere voi qual è che non è un bellissimo esempio.